Io sono Santa De Stefano, e sono psicologa, lavoro presso la Società di Genetica Medica Sportello Malattie Rare, responsabile di Tralatta, e quindi sono qui con un duplice ruolo perché sono psicologa e quindi collaboro con l'intero gruppo e in particolare mi occupo di adulto, quindi per quel che riguarda l'aspetto proprio di presa in carico psicologica, e poi come referente dello sportello malattie rare facciamo questo lavoro insieme all'assistente sociale, un po' di coordinamento degli specialisti, rapporti con il territorio, contatto con l'ATS, quindi organizzazione di corsi di formazione, nel tentativo proprio di sensibilizzare associazioni, istituzioni e popolazione affinché possa sempre di più esserci la divulgazione di una buona informazione e una conoscenza appropriata per prese in carico che sono sempre più mirate e personalizzate. Oggi sono qui con la dottoressa Lisa Colombo. Buongiorno, sono Colombo, sono la psichiatra dell'IRCS che si occupa di questi pazienti di malattie rare, eccetera, in collaborazione con la Svizzera. Allora, a conclusione un po' della ricchissima prima parte e anche un po' come inizio parte iniziale della parte dell'adulto, mi sembrava interessante iniziare il mio intervento con qualcosa di semplice che però deve essere in effetti condiviso, no? Il concetto di salute, sulla scia di tutto quello che ci siamo detti, compresa l'ultima presentazione prima della nostra. La salute sicuramente possiamo intenderla come un equilibrio proprio, dinamico sicuramente, tra la persona e l'ambiente circostante, sia quello fisico, biologico e sociale. Quindi come la capacità di adattamento e di autogestirsi di fronte alle sfide, quelle sociali, quelle fisiche ed emotive. Questo cosa comporta? Il superare un approccio che sia specialistico tradizionale per focalizzarsi sulla persona, sulla valutazione globale e multidisciplinare dei bisogni per promuovere dignità, qualità di vita e salute. Tutto ciò è ancora più vero quando abbiamo di fronte una condizione cronica, una persona che porta con sé una condizione cronica e quindi ha bisogno di un'assistenza che è nel tempo, quindi a lungo termine. Detto ciò, ripresento quella che è una slide appena presentata che è molto cara a tutti noi perché è frutto di un lungo lavoro di anni, è stato detto più volte stamattina, ormai sono 7-8 anni quasi che ci incontriamo e c'è un dialogo attivo, siamo nati come gruppo del policlinico interfacciandoci con altri gruppi, adesso sempre di più collaboriamo con le associazioni con le quali vedremo poi nel corso della mattinata, insieme alle quali abbiamo realizzato delle azioni importanti e con le quali la nostra collaborazione continua e con le quali andremo a realizzare delle altre azioni importanti. Dov'è che ci collochiamo? Ci collochiamo all'interno di questo team multidisciplinare, sia lo psicologo che lo psichiatra, e siamo parte attiva di quella che è la valutazione, come ho detto prima, collegiale. Sia per la valutazione diagnostico-terapeutica che per la valutazione della fertilità. Nello specifico chi incontriamo, chi incontro anzitutto io e chi poi condividiamo sia nell'incontro col paziente e sia dietro le quinte come scambio di confronti continui, incontriamo anche noi, nonostante abbiamo di fronte l'adulto, ma molto spesso incontriamo i genitori, gli adolescenti, i giovani adulti per la comunicazione della diagnosi, perché ahimè purtroppo quella comunicazione di cui stamattina tanto ci hanno parlato, oggi gli adolescenti e i giovani adulti di oggi, se non ancora hanno avuto accesso all'endocrinologo dell'adulto, non sempre sono informati, anche quando la diagnosi è stata fatta in epoca prenatale. Per cui quello che accade sempre di più, proprio per questa presenza multidisciplinare, anche da altri centri, arrivano presso il mio ambulatorio genitori di adolescenti o anche subito dopo, ai 18-19 anni, ragazzi che in realtà non conoscono la diagnosi e qui vanno supportati, vanno sostenuti con un carico emotivo, potrete ben comprendere, molto forte, pesante, perché sono genitori, per riprendere quello che dicevamo stamattina, che i colleghi bene hanno spiegato, che si sono fatti portatori di un segreto che negli anni chiaramente
ha costituito un peso enorme, un segreto che, come abbiamo ben potuto vedere, non è effettivamente, cioè non è in realtà ignorato dal ragazzo, ma è un ragazzo che sicuramente è cresciuto con atteggiamenti, almeno di una certa area più importante, di non trasparenza, di non chiarezza e di non apertura, con tutte le conseguenze. Per cui, in che modo si lavora? Accompagnandoli, quindi incontrando quella che è una storia di vita personale, una storia fatta di relazioni, una storia fatta di incontri precedenti, perché sono genitori, come si diceva, che riportano quasi sempre esattamente tutti gli incontri avuti in diagnosi trattata con il genetista, con il pediatra e il neurologo, con il neuropsichiatra, ma molto spesso non c'è stato il neuropsichiatra, per cui sono stati da questo punto di vista poco, insomma, accompagnati. E lì, anche in collaborazione con la UOMGA, perché molto spesso siamo prima in una fase di transizione, quindi una fase fortemente delicata, oltre che per la comunicazione delle diagnosi in sé, per proprio cioè, come dire, per passaggio di vita particolare, per cui tutto può complicarsi per questo. Si accompagna appunto quella famiglia verso una comunicazione che sia personalizzata, quindi proprio uscita addosso a quella famiglia e verso poi l'endocrinologia dell'età adulta, che dovrà poi prospettare la terapia, insomma, oltre che la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla malattia, alla condizione, la terapia e l'eventuale anche intervento, perché questo è un altro aspetto che riguarda l'età adulta. Oppure chi altro incontriamo? Gli adulti dopo la diagnosi, quando in realtà la diagnosi avviene in età adulta. Molto spesso questi sono adulti, vedremo, che ricevono la diagnosi successivamente a delle indagini per infertilità. Di questo se ne parlerà, o per altri sintomi, e quindi si lavora per l'accettazione della diagnosi. Anche in questo caso i colloqui sono dei colloqui molto personalizzati, in cui in realtà si considerano quello che è il significato di quella diagnosi per quella persona. Per quella persona, molto spesso per il suo contesto familiare, non poche volte si invitano al colloquio anche tutte le relazioni familiari importanti, che hanno un valore, che possono considerarsi come una risorsa importante proprio per il percorso verso la consapevolezza. E l'altra tipologia è, quindi incontriamo o gli adulti durante la prima comunicazione, dopo la prima comunicazione, oppure quelli che regolarmente frequentano un laboratorio di endocrinologia durante il follow-up, e che quindi hanno bisogno. Stamattina si diceva, la comunicazione non è un dato, non è un qualcosa che avviene in maniera definitiva, è un processo. Io direi che questo processo continua anche oltre, diciamo, anche durante l'età adulta. L'adulto ha bisogno molto spesso di riprendere quello che è il dato genetico e di riconsiderarlo alla luce di nuovi eventi che sono accaduti nella sua vita. Per cui non è soltanto il dato genetico che passa, ma sono tutti gli significati legati comunque a quella specifica storia, che molto spesso devono essere ripresi nel tempo. E quindi le coppie, la protesi è costituita proprio dalle coppie che arrivano per la valutazione della fertilità residua. Per cui qui a maggior ragione ci si rivolge ad un legame, ad una relazione, quindi l'interesse per chi ho di fronte, la storia di quella relazione, quali sono le risorse, quali sono le aspettative, qual è il progetto di vita, che cosa, come vivono quella dell'infertilità e le proposte alternative che vengono date. È chiaro che tutto ciò è possibile farlo nel tempo, ecco perché il vostro spazio è uno spazio dedicato all'ascolto, dedicato all'ospitare tutti quei vissuti connessi poi con tutte delle altre procedure, delle altre visite che hanno più una valenza medica. Ci sono aspetti chiaramente che si sovrappongono tra l'intervento psicologico e psichiatrico, negli altri, come vedremo, chiaramente sono specifici dell'uno e dell'altro. Sicuramente entrambi gli interventi sono interventi rivolti alla persona, abbiamo detto. In che modo avvengono? Attraverso dei colloqui clinici diagnostici per valutare diversi domini, il dominio emozionale, quello cognitivo e quello psicopatologico, quando necessario, vedremo.
Perché? Per conoscere quelle che sono le criticità, ma soprattutto le potenzialità, le risorse, oltre che i limiti, così per costruire dei programmi che siano personalizzati, l'intervento, lo dicevamo prima, in che modo comunichiamo la diagnosi, no? Oppure come aiutiamo quella persona, quella famiglia, quella coppia ad utilizzare al meglio quei dati genetici per il proprio benessere, che è un benessere personale, che ci fa tosta quella situazione. Si propone la possibilità di intervento chirurgico, come si fa? Cioè non possiamo soltanto preoccuparci di dare delle informazioni esatte, ma dobbiamo tenere presente come l'altro ha recepito, che consapevolezza ha, che cosa si deve fare, dove colloca questi dati. Tutto quello è importante, in uno spazio psicologico, quando necessario, anche di colloquio psichiatrico, proprio questo tenta di fornire tutto ciò per garantire cura, promozione della salute e del benessere psicologico. In che modo tutto questo avviene? Abbiamo tentato di schematizzare, per cui sicuramente un modello messo così, insomma, abbastanza potrebbe sembrare semplicistico, però cos'è che accade nelle diverse fasi? La prima fase chiaramente è di accoglienza, come abbiamo visto dall'immagine del nostro PDTA per la parte della presa in carico dell'adulto, il paziente arriva perché può essere inviato dallo sportello delle malattie genetiche, dall'endocrinologo, dal centro PMA, dall'esterno, dal medico di base. Il paziente va accolto, quindi ci sono dei primi colloqui con lo psicologo, in genere 1 o 2, che sono sempre caratterizzati poi dal contatto con l'inviante, quindi perché arriva, perché lo invi, cos'è che in realtà hai osservato, e viene fuori quella che è soprattutto la domanda esplicita, che la domanda esplicita dobbiamo andare ad indagare attraverso una valutazione attenta tutto quello che molto spesso è sommerso, non si conosce, aiutare e di fronte a far emergere i propri bisogni. In che modo? Dandoci del tempo, quindi con i successivi colloqui, circa 2 o 3. In questa fase potrebbe essere utile, se lo psicologo lo ritiene opportuno, anche attraverso un confronto prima ancora dell'invio con lo psichiatra, appunto un invio allo psichiatra, quando può ad esempio accadere in presenza di sintomi, solitamente nel caso di sindrome di Klinefelter, ansioso depressivi, per un approfondimento diagnostico. Quindi quando in realtà il sintomo diventa particolarmente disturbante, quindi si ritiene opportuno approfondire quella che è la diagnosi, eventualmente per, come dire, prevedere altri interventi, allora ci appariamo di questa preziosissima, in effetti, risorsa della psichiatria, tutto finalizzato all'individuazione di risorse, fattori di rischio e quindi per costruire quella che è la rete di protezione, diciamo noi, del paziente e del suo contesto. Tutto ciò perché? Perché l'obiettivo ultimo è quello di passare dalla diagnosi alla persona che è collocata all'interno di un contesto, a un lavoro, sì, no, cioè tutto questo contribuisce poi all'espressione o a un certo disagio, il lavoro, la famiglia, il progetto rispetto ad esempio alla gravidanza, la rete sociale, il tempo libero come gestito, per cui allargare proprio lo zoom su quello che è il contesto di vita. Questa valutazione molto spesso, quando avviene congiunta, ci consente di definire quelli che sono i piani personalizzati, quindi che tipo di intervento indicare e chi se ne occupa, perché noi in ospedale in realtà facciamo una prima valutazione importante, un primo accompagnamento, definendo un po' quelli che sono i bisogni, concordando quella che in realtà è un po' il programma di intervento, e poi inviamo chiaramente ai servizi del territorio, per il consultorio, attraverso in realtà la collaborazione con le associazioni, per cui molto spesso ci avvaliamo della collaborazione, come vedremo poi, delle associazioni, per poter anche trovare sul territorio di residenza, essendo un centro di riferimento, non soltanto vengono persone da fuori provincia, ma spesso anche da fuori regione, e poi rafforzare con tutto questo che vi abbiamo detto quelle che sono le reti di protezione. Qui vado molto velocemente perché è un po' un riepilogo, no? Quindi tutto ciò per preservare e migliorare la qualità di vita, quindi aiutare la comprensione dei dati genetici, l'empowerment, di fare scelte informate e responsabili, l'adattamento a quelle che sono nuove situazioni, dato rafforzare la consapevolezza, la capacità di prendere decisioni e informazioni valide e chiare.
la collaborazione con le associazioni. Noi quasi sin dall'inizio il nostro lavoro è nato in collaborazione con le associazioni. Si diceva stamattina, poi il dialogo è cambiato negli anni, nel senso che sempre di più abbiamo tentato, anche riuscendo, nonostante delle difficoltà iniziali, a condividere il linguaggio comune. E insieme abbiamo realizzato azioni, qui sono ricordate così velocemente qualcuno, il nostro stesso Filippi A è stato anche condiviso, anzitutto, prima ancora della pubblicazione, con le associazioni. Abbiamo in realtà fatto controinformazione anche attraverso delle denunce rispetto a degli articoli, no? Venuti fuori, che in realtà deviavano un po' il senso reale della condizione genetica. Abbiamo organizzato, questo non è assolutamente il primo, ce ne sono ancora degli appuntamenti regolari di eventi formativi. Abbiamo scritto articoli su filo diretto che voi conoscete per l'ATS. E quindi tutto questo crea sinergia e tutto questo fa parte di quel gruppo di lavoro di cui la presentai con molti disciplinati. Dal punto di vista psichiatrico la bibliografia è molto scarsa e non ci è di molto aiuto, nel senso che sono stati pubblicati dei lavori con un numero molto ridotto di campioni, per cui non sono significativi. Io ho fatto una piccola indagine sul nostro territorio che comprende Milano Centro fino a Linate e di Monza, eccetera. Nei nostri servizi non sono in carico pazienti affetti da sindrome di primo tempo, quindi vuol dire che sicuramente c'è un'incidenza dei sintomi psichiatrici, eccetera, ma non di gravità tale da essere seguiti nei nostri ambulatori a Milano Centro. Quello che noi abbiamo visto in questa collaborazione all'interno del centro è che sicuramente possono svilupparsi dei sintomi, ma soprattutto sull'ambito dei sintomi dell'umore, dei disturbi dell'umore, dell'ansia. Potrei spendere una parola da questo punto di vista. A me non piace psichiatrizzare, di lavoro ne abbiamo tutti già abbastanza, non credo sia il caso di psichiatrizzare. Il rischio opposto è la banalizzazione, però, perché è ovvio, mi viene da dire, che ci siano dei momenti nella vita di soggetti portatori di una patologia, eccetera, soprattutto cronica, che ci siano dei momenti di importante sconforto, importante presa di posizione, anche di una presa d'atto, no? Di quello che comporta una patologia. Dire che questo sia psichiatrico, dire proprio di no. Vanno valutate molto bene le risorse che ogni persona sia in grado di mettere in campo in quel momento e ogni famiglia. Per questo noi facciamo dei test, avete visto che la dottoressa ha mostrato nella griglia dei test, che sono dei test di base molto semplici, che ci danno un'indicazione anche della capacità di una persona di mettere in gioco delle disponibilità psichiche importanti. Dopodiché possono esserci dei momenti in cui se uno non ce la fa da solo, in questo caso c'è la presenza dei sintomi. Soprattutto sintomi d'ansia e di depressione indicano sono veramente importanti per una presa in carico o almeno una valutazione psichiatrica, perché se no passiamo dal dire ovvio a non curarli e poi assistiamo a quello che ogni tanto si legge, arriviamo al suicidio, cose di questo genere. La fase vulnerabile è la fase del giovane adulto, per i motivi che sapete, l'autismo, il cancer, ci sono esserci dei problemi, uno può sentirsi emarginato e nel momento dell'infertilità e quindi all'interno di un progetto di vita, eccetera. Per quanto riguarda, sono usciti degli articoli sull'autismo, mi sembra che non siano tali da poter essere presi in considerazione, e così come pure i disturbi del pensiero. Direte che l'incidenza non è molto diversa dalla popolazione generale, per cui se posso dare un consiglio a quello che è la medicina di base, al collega di medicina di base, è di prestare quello che dico io il terzo orecchio, perché a volte è difficile per un paziente dire quello che prova e magari lo mette anche su promesse somatizzazioni. Quando un paziente torna due o tre volte con la stessa somatizzazione, in generale già varrebbe la pena di essere valutato un attimino meglio. Siete sempre molto operati, siete molto bravi, perché secondo me è un lavoro di estrema difficoltà, soprattutto in ambito di prevenzione, ma quando c'è un paziente con una sindrome forse vale la pena di dedicargli quel periodo in più per
capire se è un momento di estrema difficoltà, di un cambio evolutivo, soprattutto nei momenti della vita che dicevamo prima, o se è un momento che può capitare a tutti. Perché poi non curare una sindrome depressiva, voi lo sapete, porta a una serie di complicanze che non sono diverse se un paziente ha la sindrome di Klinefelter o non ce l'ha, secondo me. Perché se voi non curate una depressione, la depressione da episodio diventa poi un qualcosa che cambia il tipismo di base, per cui il bicchiere è sempre mezzo vuoto, per cui le scelte di vita vanno in questo tempo, sappiamo cosa influisce per esempio sull'aspetto cognitivo, dove ormai non valutiamo più il quoziente intellettivo in senso stretto, cioè mi frega molto. Ma c'è tutto un aspetto emotivo che rende un quoziente intellettivo una persona più performante di un'altra a parità di quoziente intellettivo. La depressione in questo caso la fa da leone. Quindi direi che se posso spendere una parola, avete bisogno anche inviare un po' di più, non siamo più solo i medici dei matti, siamo anche medici di persone che hanno un disturbo dell'umore.